Perché state tranquilli che la volta che uscite di casa senza trucco, con la molletta in testa, incontrate tutti. Buongiorno Vogue, sono Elisabetta Dessì, sono una modella, ho 65 anni. Sono qui perché vorrei mostrarvi la mia piccola routine quotidiana che ci può servire per avere un look semplice ma elegante. Iniziamo con il rito della candela, che è anche un profumo meraviglioso. Insieme alla candela aggiungo la mia musica. Iniziamo col detergere la pelle, che è la cosa più importante. Molti di voi non ridiranno, ma io lavo il viso con acqua e sapone, da sempre. Beh, un effetto lifting naturale? Insomma, si fa per dire. Vabbè, abbiamo le nostre rughe, le nostre occhiaie, che vi devo dire, ce le teniamo tutte. E adesso passiamo a una delle cose più importanti per me, la maschera. Agitiamola per un attimo, perché ho imparato che bisogna sempre agitarli un po' i prodotti. Non lo sapevo, ma me lo hanno fatto presente. Credetemi, la maschera è il momento più bello della giornata. Lo so che abbiamo poco tempo tutte quante, però quanto ci mettiamo a fare queste cose? Pochissimo. Io eseguo sempre un movimento circolare, memore degli insegnamenti di mia mamma che si faceva degli splendidi massaggi al viso e quando ero piccola mi incantavo a guardarla. Teniamocela almeno 15 minuti. Questo è un punto molto importante. Ahimè, il famoso codice a barre. Fantastico. Questo siero è splendido, tutto sempre a base di prodotti naturali. Mettiamo qualche goccia di siero intorno agli occhi e nei punti cruciali. Come prima, queste sono le rughe d'espressione, le rughe di dolore. Le rughe di gioia anche, perché quando ridiamo si formano le rughe, quindi le nostre rughe che fanno parte del nostro passato sono anche rughe di gioia. Picchiettiamo, sempre memore della mamma, santa mamma, che mi ha insegnato tutte queste cose. Andiamo avanti. La crema idratante ci aiuta in tutto. Io faccio questo. Bisogna spingere, eh? Con i polpastrelli dobbiamo spingere, 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 spingere. Spingere, sentire proprio le gengive qui. Su con il palmo della mano, 5 volte di qua, io faccio 5 volte di qua. Dedichiamoci questi 3 minuti alla nostra pelle, che poverina è esposta a qualsiasi cosa. Freddo, caldo, pioggia, neve, vento, sole. Oh, ecco qua. Il collo è una cosa molto importante. L'ho trascurato moltissimo per tanti anni e devo dire che da quando faccio lo stesso trattamento che uso per il viso, lo estendo anche al collo, beh, sembra un po' meno rugoso, come dico io, meno effetto gallina. Passiamo adesso al trucco. Un trucco semplicissimo, un trucco che può andare bene per un look adatto a tutte le età. Cominciamo con un fondotinta leggerissimo, un fondotinta con protezione 15, un prodotto fantastico. Agitiamolo. Oh, e ci mettiamo un velo, cioè un fondotinta che si vede e non si vede. Io non esco mai senza trucco, perché state tranquilli che la volta che uscite di casa senza trucco, con la molletta in testa, incontrate tutti. Prima di Natanta non incontro nessuno, scendo a prendere il latte, no, incontrate tutti. Per cui cominciamo sotto agli occhi. In questa spugnetta fantastica sfumiamo il nostro fondotinta che prima abbiamo messo sulla mano e lo abbiamo spalmato sulla mano. E andiamo a coprire quello che riusciamo, piano piano. Anche perché quando ero giovane facevo questo lavoro, quindi parlo di 45 anni fa minimo.
dovevamo fare tutto da sole, dovevamo acconciare i nostri capelli da soli, dovevamo truccarci da sole. Non è che c'erano parrucchieri, truccatori, curatori di immagini, eccetera, eccetera. No, noi avevamo solo l'orario della sfilata, punto. Per il resto dovevamo pensare noi. Oh, importante, quando ci mettiamo il fondotinta, di stenderlo sul collo, perché spesso ce ne dimentichiamo andando di fretta e usciamo che ci abbiamo tutta la riga qui. No, è una cosa orribile. Adesso passiamo alla terra. Non uso fard e mi trovo molto bene con la terra. La terra è una cosa fantastica con la quale mi trovo molto bene. Perché riesco forse a uniformare meglio il viso con la terra. Zigomi. Fronte. Naso. Visto che io ho un nasone, mi hanno detto i truccatori che se metto un po' di terra sul naso si nasconde. Vabbè, crediamoci, facciamo finta. Tutto fa brodo, diceva nonna. Io la metto anche sopra gli occhi, a mo' di ombretto. Visto che non uso ombretti, d'accordo, mai senza di questa. Non ho la borsa? Me la metto nella tasca dei pantaloni. Non sono mai senza matita. Per quanto mi riguarda mi fa sentire più sicura, perché diciamo ognuno cerca di mettere in evidenza le cose nelle quali crede di più. Forse gli occhi, visto che, voglio dire, a questa età insomma la pelle comincia un attimino, come il resto del corpo, ad abbandonarci. Cerchiamo di tenere vive determinate cose, tipo gli occhi. Io uso la matita infracigliare. Semplicissimo. Qui allungo perché ho un occhio più chiuso e uno più aperto. Ultima cosa. Ah, io non uso rimmel. Non uso nulla. Faccio così. Così. Una volta si faceva una cosa terribile. Si faceva questo. Tic 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 tic. Però evitiamo, va bene così. Altra cosa molto importante, anche questa non manca mai, la matita per le labbra. Le labbra, il nostro punto debole, la matita è importante. Una matita leggera che ci fa un pochino il contorno delle labbra e diciamo ci incornicia il viso. Soprattutto qua. Poi la sfumiamo internamente. Picchiettiamo, perché sembra che picchiettare un pochino il trucco serva a far sì che la pelle lo assorba meglio e che possa durare un pochino di più. Ecco qua, questa è la mia routine quotidiana. Cosa manca? Una spazzolata ai capelli, dove magari usiamo maschere, anche qui maschere per capelli. Io ne uso molte perché ho i capelli molto secchi, anche perché essendo stata una nuotatrice, un'ex olimpionica, per cui immaginatevi quante ore al giorno trascorrevo in acqua, i miei capelli sono secchissimi e delle belle maschere un paio di volte a settimana nutrono il capello e lo rendono molto più luminoso. Allora, proviamo a fare una bella coda che gira e rigira e la cosa sempre più ordinata, almeno per me. Ecco qua, perfetto. Tocco finale, il profumo. Il profumo è un ricordo che ho dalla mia bisnonna, da nonna Frances, che era inglese, e aveva un profumo meraviglioso, passato a mia nonna, a mia mamma e adesso a me. Senza questo e senza il mio trucco leggero non esco di casa. Per qualsiasi altro contenuto potete cliccare tranquillamente qui.